Ma buondì e benvenuti in questo nuovo video di Doppia Frizione. Siamo qui con un Doppia Frizione News e oggi parleremo di tante nuove news della settimana che è passata, partendo subito dalla Giugiaro, fratelli Giugiaro, che porteranno una nuova macchina al Salone di Ginevra del 2018. Il nuovo marchio Giugiaro si chiamerà GFG Style. La macchina sarà elettrica, però non si sa ancora il nome della macchina, quindi dovremo aspettare fino al Salone di Ginevra, a cui parteciperò. A Ginevra ci sarà, oltre alla nuova GFG Style Concept, unica nel suo genere perché hanno fatto solo un esemplare al mondo, e sarebbe la Chevrolet Server Testudo, che sarebbe un esemplare unico di Bertone disegnata proprio da Giugiaro 24 anni fa. Dal 1 al 4 febbraio sarà possibile andare a vedere qualche auto d'epoca e auto da rally barra tuning a Lingotto Fiere. L'evento si chiama Automoto Retro e Automoto Racing, dove c'è tre grandi padiglioni per l'epoca e un padiglione bello grande per il tuning, visto che ci vado già da 3-4 anni, e sarò lì domenica. La e-tron si può trovare in due tipi di versioni, SUV e Sportback. Il nuovo SUV Audi è stato progettato per tenere a bada la Tesla, infatti è elettrico, e verrà fatto uscire nel corso di quest'anno. Tra l'altro, appena uscita la notizia, ci sono già state 5.000 prenotazioni per il modello Audi. E l'Audi assicura ai compratori che l'autonomia delle batterie della macchina sono più di 500 km. Audi ha fatto uscire la notizia che entro il 2025 dovranno fare 20 nuovi modelli elettrici. Parlando sempre di auto elettriche, visto che Audi ha fatto uscire l'e-tron, Sportback e SUV, anche Jaguar vuole passare all'elettrico con il SUV e-Pace. La società britannica dice che il pieno di ricarica elettrica verrà fatta in 45 minuti. Dal 31 gennaio la Seat ha fatto conoscere al mondo che il simbolo Cupra non sarà più solo per Ibiza Cupra, Leon Cupra, eccetera, per auto sportive Seat, ma come marchio a sé, quindi è tolto dalla Seat. Ovviamente, come in tutte queste news, la prima macchina Cupra verrà fatta uscire al Salone di Ginevra. Le news parlano di un futuro molto GT, Gran Turismo, per tutte le auto Cupra che verranno, e speriamo di vedere qualche bagarre tra Seat, Renault o Mercedes. Ritorniamo sui SUV, perché anche la Skoda vuole entrare in questo business dell'ibrido barra elettrico, e ci entra con Vision X Concept. Ovviamente anche la Skoda farà vedere il nuovo modello al Salone di Ginevra 2018. Ma passiamo alle novità che usciranno questo febbraio, visto che partendo da Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, la nuova BMW M5, la Ferrari Portofino, la Toyota Yaris GRMN, la Renault Megane RS, la Lamborghini Aventador S Roadster, la Volkswagen Up GT, il nuovo Jaguar E-Pace e la Skoda Karoq. E infine Range Rover esce con lo Sports Restyling. Ma passiamo al mondo dei rally, perché l'altra settimana il Rally di Monte Carlo ha vinto Sebastian Ogier con la sua Ford Fiesta VRC Plus. Tra l'altro, una piccola curiosità, Ogier ha vinto nel Monte Carlo 5 volte di fila. E ovviamente volevo parlare della tripletta, seconda, terza e quarta posto della Toyota Yaris. È un buon piazzamento anche di Neville, che ha avuto un weekend sfortunato, però che alla fine recupera la quinta posizione. Anche per questa settimana il Doppia Frizione News è concluso. Vi rimando alla prossima settimana, sempre di sabato, per un prossimo Doppia Frizione News. Al prossimo video!